Adesso vediamo come funziona l'inserimento e disinserimento. Come appunto vi dicevo, questo sistema lavora con delle macro, cioè con degli scenari. Cosa sono gli scenari? Gli scenari sono delle insieme di operazioni. Il nostro impianto lo possiamo inserire e disinserire semplicemente agendo su questi tastini dall'F1 all'F4. Perché questo? Perché la centrale INIM ha 12 macro, queste qua si chiamano macro, quindi come voi potete ben vedere, ogni tastino corrisponde un'icona. Il tastino F2 corrisponde all'icona lucchetto aperto, l'F1 lucchetto casa chiusa, l'F3 al lucchetto al cancella code telefoniche, al tastino F4 al cancella memorie d'allarme. Se però io schiaccio la freccia destra, vedete che queste icone corrispondono, quindi il mio tastino, il mio famosissimo F1 che corrispondeva in quel parametro prima, in quel menu prima allo stato di inserito, qua mi fa entrare nel menu di esclusione, di esclusione zone. Ok? Quindi, come potete ben vedere, la centrale semplicemente agendo con i tastini destra e sinistra può assumere svariate modalità di utilizzo. Adesso noi andiamo a vedere appunto l'utilizzo inserito e disinserito, cioè l'operazione molto più semplice per il quale nasce la centrale. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo il tastino F1 che vuol dire il nostro inserimento. Quindi, per inserire il sistema basta semplicemente tenere premuto per un secondo. Io posso fare l'operazione di inserito del sistema senza digitare un codice, tanto non vado a perdere quello che è una sicurezza, anzi, in contrario, vado ad aumentare quello che è il grado di sicurezza del sistema. Occhio, in fase di programmazione possiamo dire che comunque serva che sia indispensabile e necessario anche digitare il codice per eseguire questa operazione. Come vedete, la D di disinserito è diventata una T di totale, quindi di impianto inserito totalmente. Lampada spia è diventata di colore rosso acceso e l'impianto è inserito. Se io passo davanti al mio sensore, vedo il sensore cameretta, vedete che si è accesa la nostra famosissima sirena che abbiamo sostituito con una lampada spia perché altrimenti a quest'ora non avevamo modo di poter parlare sul video. La centrale mi dice che è andato in allarme il sensore camera 1. La mia spia di colore rossa che era accesa fissa e lampeggiante in maniera veloce vuol dire che l'impianto in questo momento sta effettivamente suonando. Cosa faccio per disinserirlo? Semplicemente tastino F2. Quindi faccio fare l'operazione di disinserimento, lui mi chiede il codice, io vado a fare 1, il mio famosissimo codice. Ok, vedete, spengo le sirene, la mia spia lampeggia con una frequenza più bassa e mi dice sensore cameretta. Quindi se io mai dovessi uscire di casa, faccio questa operazione, automaticamente lui, comunque dopo 3 minuti, ma perché per norma di legge siete tenuti a far sì che l'impianto si smetta di suonare dopo 3 minuti, occhio, questo non vuol dire che l'impianto una volta che ha suonato 3 minuti non suonerà mai più, l'impianto può suonare per n volte, l'importante è che a cadenza di 3 minuti l'impianto smetta di suonare, quindi se qualcuno tenta di entrare, l'impianto va in allarme per 3 minuti, lui va a riposo, dopodiché se qualcuno tenta di nuovo l'intrusione, che sia dopo un secondo che ha smesso di suonare o dopo 10 ore che l'impianto ha smesso di suonare, lui riparte nuovamente e noi normativamente siamo a posto. Quindi se io torno a casa vedo che il sensore della camera 1 è andato in allarme, me lo dice qui e mi dice a che area apparteneva. E quale area è andata in allarme? Semplicemente lampeggiando anche lei. Voglio cancellare questa condizione di memoria d'allarme semplicemente schiacciando il tasto MEM o inserendo o disinserendo l'impianto se abbiamo abilitato la funzione di autoreset delle memorie allarme. In questo caso noi lo facciamo da tastiera, schiacciamo il tastino MEM, andiamo a digitare il nostro codice. E riportiamo il tutto nella condizione normale, quindi date ora e la di disinserito. Se volessi vedere
che cosa è successo, a che ora è successo. Vado nel mio menu del registro eventi e mi dice che alle 2:43, in questo caso non abbiamo aggiornato l'ora prima, alle 2:43 dell'1/1/2000 il sensore della camera 1 è andato in allarme e alle 2:33 dell'1/1/2000 il sensore della cameretta ha cessato di andare in allarme. Ok? Quindi questo è lo storico di tutto quello che è successo sulla mia centrale. Oltre a darmi gli allarmi, mi dice anche se ci sono stati dei malfunzionamenti, delle mancanze di tensione, delle batterie guaste, cioè tutti quelli che sono gli eventi che sono successi sulla centrale. Con questo è tutto per quanto riguarda un primo approccio su una centrale, una Smart Living 515 con una tipologia di collegamento filare. Ci rivedremo per i prossimi appuntamenti. Grazie.